E ora parliamo dei numeri della sanità italiana con Marco Palma. Cresce la speranza di vita, si riducono i ricoveri, aumenta il numero delle prestazioni specialistiche che toccano 1 miliardo e 335 milioni. Esplode il numero delle ricette con 220 milioni di prescrizioni in più negli ultimi 10 anni. Sono alcuni elementi della sanità italiana contenuti nel compendio SIC Sanità, elaborato dal Centro Studi di Federanziani e presentato a Roma nei locali del Senato della Repubblica. Dal punto di vista economico, si legge ancora nel compendio, la spesa sanitaria è passata da 62,6 miliardi di euro dal 2007 a 109 miliardi del 2010. Dunque, anche quest'anno esce un importante compendio a cura di Federanziani, Sanità in cifre, punti principali. Beh, il punto principale è sicuramente l'attento monitoraggio che ogni anno il nostro centro studi fa sui conti economici dei bilanci di ogni ASL e di ogni ospedale. L'umanizzazione degli ospedali è molto importante perché una persona che va in un ospedale va perché sta poco bene. Per quanto riguarda la spesa relativa alle prescrizioni farmaceutiche, il dato positivo è che negli ultimi 4 anni è aumentata la spesa pro capite per i farmaci cosiddetti equivalenti, che ha segnato un incremento del 72%. La speranza di vita aumenta, oggi si muore molto più lontano rispetto a qualche decennio fa, ma soprattutto troviamo un anziano che, benché non più giovane, ha ancora una grinta e una salute da giovane. Parliamo del calcio perché è stata bocciata.